Ciao Andrea. Ciao. E volevo chiederti subito una cosa tosta. Cioè, tu hai fatto B, poi hai ripreso dalla D, una scelta, si sono create le condizioni, una scommessa, C, B. Adesso viene Baldini e dice A. Prego. Noi ci crediamo, perché se lo dice il mister dobbiamo crederci anche noi, perché comunque. Anche lo scorso anno, quando nessuno ci credeva, nei momenti più bui, il mister ci diceva che noi andavamo in Serie B, quindi noi dobbiamo mentalizzarci e allenarci per andare in Serie A. Dobbiamo fare di tutto per far sì che accada questo e giorno dopo giorno migliorarci e poi vedere quello che accadrà. Invece dal tuo punto di vista personale, da palermitano, da giocatore appunto che avrebbe eventualmente attraversato tutte le categorie solo come Santana forse ha fatto? Ma per me è già un onore che parli di me e parli di Mario, perché Mario per me è un'istituzione a Palermo, un esempio. E niente, è una cosa, qualcosa di incredibile, probabilmente nemmeno io immaginavo quando ero bambino, sì, sognavo di giocare nel Palermo, ma non pensavo potesse crearsi una storia, una favola così bella e importante. Però ci sono ancora tante pagine da scrivere e spero di scrivere nel miglior modo possibile a Palermo. Un'ultima da parte mia, il contratto, un anno, ecco, che trattativa è stata? Se da parte tua, insomma, magari speravi di avere qualcosa in più, in termini di tempo, ovviamente, oppure se va bene così, perché insomma, nel calcio degli ultimi anni la tendenza è quella di fare contratti più bassi e guadagnarsi, diciamo, la conferma sul campo. Tra l'altro siete in quattro, Sì. che avete fatto lo stesso percorso. No, per me va benissimo così, anzi devo solamente dimostrare di poter meritare di indossare questa maglia anche in Serie B e farò di tutto per far sì che questa accada. Di niente. Ciao Andrea, Salve. domani ci sarà il sorteggio dei calendari. Sì. Ti volevo chiedere, tu sei l'unico a essere rimasto da quella Serie B. È l'ultima partita, una delle partite più brutte che hai vissuto è stata Frosinone-Palermo. Ecco, quanta attesa c'è per questa partita con il Frosinone e come la state vivendo tu e Crivello perché lui era nel Frosinone, quella partita, insomma, dei famosi palloni in campo. Sì. Grazie. Purtroppo hai toccato un tasto bruttissimo per me, perché per me è stato un ricordo veramente, veramente brutto che poi ha segnato un po' tutto quello che è successo dopo nel Palermo. No, non c'è nessuna attesa, nessuna voglia di rivincita assolutamente. Penso che noi dobbiamo solamente pensare a lavorare, pensare di partita in partita, qualsiasi squadra affronteremo, affrontarla come se fosse una finale. Al di là se è Frosinone, Genoa, Cagliari, Cittadella, dobbiamo affrontarle tutte nella stessa maniera e avere la fame che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Ah, no, con Robby parliamo di tutto tranne di Palermo-Frosinone, abbiamo un rapporto da compagni, fratelli, parliamo. Credimi di tutto, tranne di quello che è accaduto, anche perché lui, ricordo che ha lanciato i palloni, lui non aveva lanciato i palloni, purtroppo si era messo in giro questa voce, anzi lui ha sofferto molto questa cosa. Roberto è un palermitano vero, quell'anno lui è andato in Serie A e basta, poi la cosa si è conclusa lì. Ciao Andrea, buongiorno, intanto ben ritrovato. Grazie, ciao. Per quanto riguarda il tuo infortunio, volevo chiederti un po' intanto le tue condizioni, credo che ti trascini ancora un infortunio, i postumi di un infortunio che ti porti dietro da Trieste, no? Mi Sì. sembra ai playoff. E poi per quanto riguarda insomma, una valutazione sulle nuove prospettive della società che è proiettata verso nuovi orizzonti ed è autorizzata anche a pensare in grande, no? Con City Football Group. Grazie. Ma per quanto riguarda il mio infortunio, sono in fase di recupero. Anche quest'estate, diciamo che in estate ho lavorato per recuperare nel miglior modo possibile. Stiamo continuando a fare questo percorso anche nei prossimi giorni. Niente, poi valuteranno i dottori e i medici per quel che riguarda le mie condizioni. Per quello che riguarda la nuova società, secondo me è un qualcosa di straordinario quello che è successo qui. La società l'ha presa un fondo importantissimo, quindi è bellissimo sognare in grande. E io prima da tifoso e poi da giocatore sogno in grande come tutti i tifosi, quindi mi auguro il meglio solo per questa città e per questa maglia. Niente. Ciao Andrea, è Ciao. la mia prima conferenza, è la prima domanda che faccio, quindi sono molto contento di farla a te. Grazie. Volevo farti una domanda più tattica. Davide Sì. Venza di Radio Time.
Ho più volte impiegato il ruolo di terzino, di centrale nella difesa a 4, hai parlato col mister di che ruolo impiegherai quest'anno, e da quando c'è Baldini, se ti senti un giocatore diverso, migliorato? No, col mister non abbiamo parlato di ruolo, se non forse inizio anno, mi ha chiesto perché mi trovavo più a mio agio, poi ho giocato da terzino, ormai terzino adesso sento un ruolo assolutamente mio. Sento anche a mio agio nella difesa a 4 da centrale, però se dovessi decidere uno dei due ovviamente direi più da terzino, perché negli ultimi anni ho sempre giocato terzino. Per quel che riguarda col mister se sono migliorato, ti dico assolutamente sì. Migliorato ovviamente calcisticamente, perché il mister ha fatto piazze importantissime, ha un'esperienza, è un bagaglio che ci può aiutare a tutti noi, da più grandi e più piccoli, ma soprattutto, come ho sempre detto, il mister ti migliora come uomo, perché è un insegnante di vita, quindi mi sento assolutamente migliorato. Di niente. Ciao Andrea. Ciao. Tu assumi il ruolo di bandiera in questa squadra, penso che sia un onore, però c'è un altro ruolo vuoto da bandiera. Se tu fossi chiamato a decidere chi dovrebbe occupare quel ruolo, considerato anche che hai tanti amici, penso Lagumina, Fiordilino, che hanno giocato con te e che sono anche palermitani, se c'è un nome che ti chiedessero di fare, quale sarebbe? Mi metti in difficoltà. Diciamo che con Nino e Luca ho un rapporto stupendo. Sono stato al matrimonio di Luca, purtroppo non sono potuto andare al matrimonio di Nino, però noi abbiamo un rapporto bellissimo che va anche al di fuori del calcio, quindi se uno dei due dovesse venire a Palermo io sarei la persona più felice del mondo. Quindi se devo dirti un nome non so decidere, magari tutti e due, però queste sono cose che farà la società. Ovviamente io con loro ho un rapporto bellissimo e sono felice che, nonostante ci siamo allontanati calcisticamente, sia andato avanti nonostante questo. Ciao Andrea, ti volevo fare pensare un attimo a dove si è interrotta la vita del vecchio Palermo, dove è ripresa e dove l'avete riportato. Ci hai pensato mai a questo percorso, magari quella sera della festa contro il Padova? Cioè, tifosi palermitani sono passati da lasciare una squadra che aveva fatto benissimo in Serie B, l'avete riportata in Serie B, se è una sorta di percorso compiuto questo, prima di iniziarne ovviamente un altro. Ma sicuramente, se ripenso a quella notte, ho mandato pochissimi messaggi, forse uno. L'unico messaggio che ho mandato è stato a mio padre, perché è stata la persona che mi è stata più vicino nel momento del fallimento, perché ho sofferto molto quel periodo. Poi mi ha anche aiutato dicendomi che comunque se la mia volontà era quella di rimanere a Palermo, seguire il cuore. E ti dico anche la verità, non mi aspettavo sinceramente che in 3 anni potessimo bruciare così le tappe e ritornare subito in Serie B. E poi la cosa più bella è stata rivedere una città che si era spenta negli ultimi anni. E se io non rivedevo questo entusiasmo forse dal 2003, quando il Palermo è ritornato in Serie A dopo tantissimi anni. Quindi per me è stata un'emozione, perché ho rivissuto quelle emozioni che avevo sognato da bambino, le ho rivissute da protagonista con la scuola della mia città, e per me quella è stata l'emozione più bella, rivedere una città che si è riaccesa. Andrea, ti volevo chiedere, a parte il giorno della promozione che è indimenticabile, ma ripartire dalla Serie D, questi 3 anni, c'è un ricordo particolare, un'emozione forte che ti porterai per sempre nel cuore? Sono tantissime le emozioni che ho vissuto in questi 3 anni, belle e brutte, perché non sono state annate facili dove abbiamo avuto la strada spianata, sono state annate difficili, se non magari in D, che eravamo secondo me molto più forti di tutti gli avversari e quindi abbiamo dominato il campionato dall'inizio alla fine. Le emozioni sono tante, ricordo la presentazione qui il primo giorno, lo stadio strapieno. Poi se mi devi dire qual è stata l'emozione più grande in questi 3 anni, levando le ultime partite, perché sono state emozioni continue, quindi non si possono paragonare alle altre, però l'emozione più bella per me è stata vincere a Catania 1-0 il derby con gol di Mario in 10, per me è stata l'emozione più grande che ancora ricordo.
Ciao Andrea, Nicolo Cilluffo, Medical.it. Ecco, parlando della stagione che appunto è alle porte e sta per iniziare, tu che obiettivo ti sei prefissato per questo Palermo? C'è l'obiettivo chiaramente di andare in Serie A, come dice Silvio Baldini, ma le tue sensazioni quali sono in tal senso? Grazie. Ma come obiettivo di squadra noi dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare. E secondo me se uno lavora bene deve sempre puntare al massimo, quindi noi lavoriamo bene e dobbiamo puntare al massimo. Partita dopo partita. Personalmente il mio obiettivo è sempre lo stesso, migliorarmi e, come ho già detto, dimostrare di meritarmi questa maglia e farò di tutto per far sì che, come ho già detto, questo accada. Se non ci sono altre domande possiamo... c'è Di Marco, un attimo. Può essere un vantaggio e in che misura, Andrea, il fatto che almeno finora praticamente siete gli stessi dell'anno scorso? Cioè siamo a un mese dall'inizio del campionato. Alla fine della stagione praticamente il Palermo giocava a memoria, movimenti, situazioni eccetera eccetera. Iniziare così come avete finito, magari tecnicamente non sarei a livello di chi arriva dall'A o di chi si è rinforzato per vincere la B in un certo modo, ma che vantaggio può dare questo fattore? Ma sicuramente per me può essere un vantaggio, ovviamente chiunque arriverà sarà accolto come se fosse veramente a casa sua, perché abbiamo un gruppo fantastico, fatto di persone eccezionali, con dei valori, e quindi secondo me può essere sicuramente un valore aggiunto il nostro gruppo, perché avere un gruppo coeso, un gruppo che rema tutta la stessa parte, segue l'allenatore, secondo me è un vantaggio. Sicuramente, come ti ho già detto, chiunque arriverà e ci potrà dare una mano, noi siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Nessuno l'ha chiesto, ma aspettavo che arrivasse la domanda su Brunori, la faccio io. Pare insomma che sia fatta, io non so nella chat se già avete avuto discorsi o meno, però insomma il ritorno di Matteo che peso ha per voi, per la squadra, nello spogliatoio, per un tifoso, mettiamolo anche in questi termini. No, bellissimo, vi faccio confidenza, mi ha scritto 2 minuti fa, quindi noi siamo sentiti con tutti nelle vacanze, il gruppo continuava a scrivere continuamente, il gruppo che abbiamo su WhatsApp, questo ti fa capire un po' che ambiente si respira, diciamo, nello spogliatoio. Ma Matteo lo aspettiamo a braccia aperte, uno perché è un ragazzo eccezionale e due perché è un giocatore che è fantastico, che ha dimostrato quello che ha dimostrato, avete visto tutti, quindi è uno dei giocatori che ci può dare una mano e noi non vediamo l'ora di rivederlo.